Il giorno dopo la firma di Leão. Notizie di mercato. Ma quanti imprenditori vogliono l'Inter? Tutto questo dopo la sigla. Oggi sabato 3 giugno sono Giovanni Gardini che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere subito un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan, notizie in tempo reale, in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, le nostre dirette del martedì e giovedì sera e infine, diciamo, i nostri pre e post partita, la radiocronaca di tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre di sostenere il canale, se potete, tramite abbonamenti. Si parte da 99 centesimi al mese, basta cliccare sul tasto abbonati, da PC sarebbe meglio perché con l'iPhone non si può fare, scegliere una delle 6 tipologie di abbonamento, tra cui scegliere, si parte da 99 centesimi al mese, e dopodiché sarete abbonati. Al momento in cui sarete abbonati potete usufruire di alcune, omaggi che, facciamo ai nostri abbonati, si parte dalla partecipazione una chat Telegram con noi in esclusiva, si può diventare moderatori sia del gruppo Facebook che della canale YouTube di DNA Rosso e Nero TV e poi chissà. Infine si può arrivare anche a vincere un biglietto gratuito per assistere alla partita del Milan, logicamente il prossimo anno, con uno o più di noi. Inoltre potete fare donazioni e lasciare commenti e domande, a fine video nei commenti oppure durante il video nella chat. Partiamo quindi con le notizie. Beh, la prima notizia non può essere altro che, la firma che è stata ieri pomeriggio di Rafa Leão, una firma che arriva dopo una lunghissima trattativa in cui alcune volte sono stati dei momenti in cui c'è stata anche paura che non arrivasse, visto i precedenti, con Donnarumma, visto i precedenti con Calhanoglu, con Kessié, eccetera. Fortunatamente però, diciamo, a marzo si è sbloccato un po' tutto con Lille che ha deciso di pagare a lei, diciamo, la multa che Leao doveva dare, diciamo, allo Sporting Lisbona. Questo, diciamo, fa sì che Lille manterrà la percentuale sulla vendita di Leao, si parla di un 15-20%, al momento in cui sarà venduto, e se no praticamente non avrebbe più incassato. Quindi i soliti 5 anni, come abbiamo detto, con uno stipendio di 5 milioni più 2 di bonus che dipenderanno dalle prestazioni di Leao e saranno bonus dati, al momento del raggiungimento, non sarà aspettato a fine anno. Inoltre, c'è la clausola di 175 milioni, nel caso in cui ci fosse una squadra che offrisce 175 milioni, deve essere offerto nelle prime 4 settimane di mercato, quindi a luglio, dopodiché, cioè, il Milan eventualmente si potrà decidere oppure no se accettare una proposta, se accettare un inizio di trattativa oppure appunto, rifiutare. Leao ha fatto un'intervista in cui dice di essere molto contento, in cui dice che sua famiglia è il Milan, praticamente è stato accettato a braccia aperte fin dall'inizio, dove ha avuto dei problemi, ma in cui tutti hanno cercato di aiutarlo per superare, perché la maglia di Milan è pesante e trovarsi di fronte a 70.000 spettatori a San Siro non è semplice per nessuno. Poi col tempo ci si fa l'abitudine, ma i primi tempi sono veramente, difficili. Ecco, questa sarebbe una cosa da ricordare a chi tante volte dopo metà stagione o una stagione, la prima stagione, spara a zero, su eventuali nuovi giocatori, soprattutto giovani. San Siro fa paura perché non è solamente, lo stadio, che incita il Milan, ma è uno stadio anche che giudica. Quindi il dover giocare di fronte a 70.000 persone, dove la maggior parte dei giocatori che arrivano a Milan non sono abituati, logicamente questo può essere un blocco mentale che può impedire un'esplosione immediata del giocatore. Passiamo al mercato. Diciamo, oggi stiamo leggendo sui giornali, sui vari, gruppi Facebook, sui portali, eccetera, diverse notizie sul Milan. Diciamo che sono notizie alcune
proposte dopo il scorso anno, si ritorna a fare il nome di Berardi per cui il Sassuolo vuole 30 milioni, ha 29 anni, quindi non vedo come Mia possa essere interessato, sinceramente. Visto poi che per Berardi, tifosi rossoneri, non c'è proprio questo idillio, come abbiamo visto nella partita da Milan-Sassuolo, di ritorno. Non che potrebbe, non potrebbe farci comodo, ma 30 milioni per un 29enne, sinceramente, è fuori dal mondo. Oggi è venuto fuori anche il nome di Gundogan, che sarebbe un ottimo acquisto del City, che è a fine contratto anche lui. Diciamo che è un ottimo giocatore perché nelle ultime 3 annate ha fatto dunque 3 anni fa 28 partite, 13 gol, 3 assist. L'anno scorso 27 partite, 8 gol e 3 assist. Quest'anno 3 partite, 8 gol, 5 assist. Quindi un giocatore che il Milan potrebbe essere sicuramente interessato. È un giocatore di 32 anni. Il problema è lo stipendio, perché lui prende 8 milioni e 700 mila euro all'anno. Quindi è uno stipendio che dovrebbe dimezzarsi per venire a Milan e non credo sia possibile. Poi ci sono anche altri due nomi che sono, adesso lo leggo perché, Reiss Nelson e Ismaila Sarr, tutti e due vengono dal campionato inglese, uno dal Premier, uno dal Championship, il primo è un 23enne che diciamo, gioca nell'Arsenal, però quest'anno ha trovato poco spazio, ha fatto 11 presenze, 3 gol e 2 assist, mentre lo scorso anno in Feyenoord fece 21 presenze, 2 gol e 4 assist. È un'ala destra, può giocare anche centrale o anche sulla sinistra, però prevalentemente un'ala destra. L'altro è Ismaila Sarr, che è giocatore Watford, che gioca in Premiership, quindi Championship, scusate, quindi la Serie B inglese. In 2 anni ha fatto 23 gol e 16 assist, logicamente in Serie B, quindi potrebbe essere un buon giocatore. Su Transfermarkt ha valutato 20 milioni, probabilmente si potrebbe avere anche a meno, logicamente andrà visto se poi il Milan ci potrebbe puntare oppure no, un conto giocare in Serie B inglese, un conto giocare logicamente in Serie A italiana. Veniamo infine all'ultima notizia, questa riguarda invece. No, ultima notizia, no, penultima notizia. Formazione particolare da Verona. Si diceva ieri che Mina dovrebbe giocare con la squadra, diciamo, titolare. C'è un dubbio fra Diaz e De Ketelaere, anche se io credo che giocherà Diaz, perché comunque potrebbe essere l'ultima partita di Diaz e Mina, quindi comunque giocherà. C'è un'incertezza su Krunic, quindi si sta scaldando Pobega, e poi il resto dovrebbe essere tutta la formazione titolare con Chao in difesa, a posto di Kjaer. Dicevamo appunto per quanto riguarda l'ultima notizia, parlavamo di Inter, oggi è uscito sui giornali un nuovo acquirente dell'Inter, un certo Zilliacius, dovrebbe essere, mi hanno detto che va messo l'accento sulla prima vocale, Zilliacius dovrebbe essere, che è un imprenditore finlandese, ex dipendente Nokia, che ha costruito una sua, diciamo, come si può dire, questa azienda che gestisce circa 100 aziende e ha un capitale di gestione circa 3 miliardi di euro. Non mi sembra che un grande acquirente, perché se criticavano Red Bull che ne aveva 6 miliardi, adesso ne ha 8, questo ne ha la metà, quindi boh, ecco. Si parlava che si è fatto anche una prova per cercare di comprare Manchester United, che però non è dovuto uscire prima perché non aveva il tempo sufficiente per poter trovare altri soci, altri finanziatori per poter andare, diciamo, all'acquisto di Manchester. Comunque è da sottolineare che ogni mese e mezzo viene fuori un nome nuovo. Ricordate, c'erano i due americani, che miliardari americani che dovevano comprarla, poi sono spariti nel niente, poi è venuto fuori Investcorp, anche questo non se ne sa niente, poi è venuto fuori Radrizzani che ha comprato a malapena la Sampdoria, perché ha messo in pegno lo stadio del Leeds per comprare la Sampdoria, adesso c'è il finlandese. Il discorso che viene è fuori è quello che stiamo dicendo da tanto tempo, cioè una società che ha 800 milioni di debito con un passivo, almeno l'ultimo anno, di 120 milioni, seguente da un altro di quasi 200 milioni, con una squadra che comunque a livello di rosa si sta depauperando perché sta andando avanti a parametri zero, una squadra che comunque è anziana, perché di giovani, a parte Bastoni,
non ha nessun altro giovane in squadra. Il resto sono giocatori tutti abbastanza in là con l'età. E quindi diciamo, è una squadra che avrebbe bisogno di cambiamenti, investimenti. Certo, con un debito di 800 milioni diventa difficile farlo. Quindi la richiesta di 1,2 miliardi da parte di Zhang è fuori dal mondo. Quindi niente, vedremo, come ho detto, aspettiamo maggio 2024, vedremo un po' il famoso prestito octroi di circa 330 milioni che Zanga deve restituire, se sarà prolungato, anche se octroi non sarebbe molto dell'intenzione, o se sarà pagato facendo un altro prestito, però è difficile che abbia tassi migliori, anzi i tassi potrebbero essere peggiori. E quindi niente, vedremo se anche qui inizieranno a venire nodi a pettine, lo aspettiamo e vedremo cosa si inventeranno Zhang e Marotta questa volta. Per oggi abbiamo finito, vi ricordo un like al video, vi ricordo di iscrivervi a Nero su Nero TV e sostenere il canale tramite donazioni e abbonamenti. Il nostro appuntamento a questo punto per il calcio secondo Giovanni a lunedì 14:30-19:30. Per quanto riguarda invece DNA TV si va domani sera alle 20:30 pre-partita di Milan-Verona, 21 Radio Cronaca di Milan-Verona e 23 circa post partita di Milan-Verona. Ciao a tutti, buona giornata, buon sabato e forza Milan da Giovanni.